Buongiorno ragazzi, allora si è consumato insomma la vicenda Ronaldo. Io ero convinto che sarebbe andato via, lo dissi in un video di un mese e mezzo fa, che sia la Juventus che Ronaldo avevano comunque deciso già di separarsi. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i tempi, perché se hai deciso di andartene devi avere già pronta una squadra e andare via in tempo utile per dare modo alla tua ex squadra comunque di sostituirti. Però uno come Ronaldo, che ha un ingaggio di quel genere, probabilmente non è così facile da spostare. Detto questo, cosa penso di questa situazione? Cristiano Ronaldo in assoluto è un grandissimo calciatore, però ha delle problematiche che la Juventus sapeva benissimo. È uno che vuole vincere, è uno che non ci sta ad arrivare secondo, quindi se non avevi l'intenzione di costruire intorno a Ronaldo una squadra per farlo primeggiare in Europa, hai sbagliato a prenderlo. Poi lo hai fatto per brand, ok, ci sta. Purtroppo c'è stato anche il Covid, quindi il discorso che era stato fatto sulla crescita di squadra insieme a Ronaldo si è bloccato praticamente sul nascere. E questa situazione probabilmente ha compromesso anche il discorso di sviluppi comunque diversi della squadra. Però detto questo, tutto il meccanismo Ronaldo non è stato una gran pensata, perché la Juventus doveva crescere come squadra e non sul singolo, e su questo probabilmente aveva ragione Marotta. Marotta era contro l'acquisto di Ronaldo perché lui voleva costruire una squadra che fosse una squadra e non una squadra che dipendesse da un singolo. Ronaldo purtroppo accentra tutte le azioni, difatti da quando è arrivato Ronaldo la squadra ha segnato molto Ronaldo, ma tutto il resto della squadra ha segnato poco, quindi il finalizzatore era lui e la squadra si affidava quasi esclusivamente a lui. A livello di risultati lui ha vinto 2 campionati, ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppa, non è che non abbia vinto niente, ha vinto, non è riuscito a dare quello step in Europa per farci vincere anche in Europa, però il suo lo ha fatto, quindi da questo punto di vista Ronaldo il suo come calciatore lo ha fatto. Però cosa mi aspetto io adesso? Mi aspetto principalmente che questa società cominci a investire su calciatori giovani, su calciatori funzionali, e che cominci ad assecondare le scelte dell'allenatore. Vorrei vedere degli acquisti che siano comunque fatti con una logica. Ci ritroviamo anche adesso che mancano 3 giorni alla fine del mercato con una rosa incompleta, con dei giocatori che non riusciamo a smaltire perché abbiamo fatto dei contratti assurdi. Quindi ragazzi, purtroppo no. E poi il discorso Ronaldo, per ritornare su Ronaldo, ci sono squadre come il Manchester City che hanno speso molto più di noi, non hanno vinto la Champions, il PSG non ha vinto la Champions e altre squadre, il Manchester United è una vita che non vince la Champions, quindi non è propriamente vero che se compri il campione o se spendi tanti soldi vinci la Champions. La Champions la vinci con la programmazione e con i giocatori giusti al posto giusto. La mentalità la crei vincendo. La Juventus di Allegri negli anni era riuscita a crearsi una mentalità in Europa che la faceva primeggiare. Non vincevi, però hai fatto 2 finali, 1/4 e 2/4, quindi comunque sei sempre arrivata nell'alveo delle squadre che potevano vincere. Io ho sempre detto che la Juventus non mi ha mai dato l'impressione di fare la squadra per vincerla, cioè che sulla carta era più forte degli altri o nelle prime 2 o 3. Non lo è mai stata nell'era Andrea Agnelli. Detto questo ragazzi, sono andati via, come ho detto, in tanti campioni, i Platini, Del Piero, i Zidane, i Nedved, i Buffon, calciatori vanno, la Juventus resta. Io di Ronaldo ricorderò le gesta, non mi è mai piaciuto come persona, nel senso che lui è pieno di se stesso, anche questo fatto di scappare come un ladro. Lui poteva rimanere oggi, uscire da grande campione, insomma, poteva rimanere, venire allo stadio, salutare i tifosi, perché era l'occasione giusta, perché i tifosi tornavano allo stadio, è una scelta di vita, ritornava nella sua Manchester
quella vera, perché poi il City sarebbe stato uno schiaffo all'altra parte che gli ha voluto bene. E salutando comunque il pubblico, si sarebbe pigliato un'ovazione. Non è un ragazzo di 30 anni, è un ragazzo di 37 che comunque vuol fare le ultime due stagioni a grande livello e poi ritirarsi probabilmente, perché insomma il suo al calcio l'ha dato e anche ampiamente. Ecco il modo in cui è uscito di scena con quella lettera scritta in un italiano maccheronico, non mi è piaciuto. Detto questo, ragazzi, io adesso spero che la Juventus abbia le idee chiare su chi aggiungere a questa rosa per renderla competitiva e che Allegri abbia bene in mente che questa squadra ha bisogno di ritornare ad essere una squadra, non una cozzaglia di calciatori che danno le responsabilità e tutto il loro le loro speranze a un singolo calciatore. Ringraziamo Ronaldo per essere stato nella Juventus e spero che lui sia orgoglioso di aver giocato alla Juventus, perché a prescindere se hai vinto o no, giocare nella Juventus deve essere un orgoglio per un calciatore. Detto questo, un buon sabato e forza Juve sempre.